Mi avete chiesto in tanti un'opinione sul libro La legge dell'attrazione, bestseller 2007 che è veramente spopolato e continua a vendere ancora oggi migliaia e migliaia di copie. Iniziamo subito. Secondo questo libro, i tuoi pensieri diventano la realtà, quindi tu sei in grado di attrarre ciò che desideri. Quindi se io ad esempio voglio diventare milionaria, ci penserò con convinzione, con determinazione e questo mi farà diventare milionaria. C'è da dire che per l'autrice, cioè Rhonda Byrne, questa legge cosmica ha funzionato benissimo. Per gli altri, Dietro questa famigerata legge c'è un errore della nostra mente che è noto veramente dai tempi che furono e che è la profezia che si autoavvera. In parole povere, quando credi che qualcosa sia in un certo modo, agirai in modo tale da confermare a te stesso che sia effettivamente così. Un esempio, vado a fare un aperitivo, mi convinco di essere bellissima e entrando nel locale non noterò nessuno di quelli che non mi filano, mi guardano male, eccetera, eccetera. Ma casualmente filerò tutti quelli che ammiccano, che mi salutano, che si avvicinano, eccetera, come conferma di quello che io avevo profetizzato. Ma non solo. Quando io credo convintamente qualcosa, è molto più facile che cambi anche il mio atteggiamento, cioè se io crederò di essere bella, non entrerò nel locale con aria dimessa facendo tappezzeria, ma mi presenterò in un dato modo che effettivamente poi potrebbe aiutarmi a raggiungere l'obiettivo che mi sono prefissata. Detta così, la legge dell'attrazione può sembrare fichissima perché io cambio il mio stato mentale, mi focalizzo sul sono bella, effettivamente entro nel locale, percepisco solo chi mi dà conferme e credo convintamente di essere bella cambiando così in parte i miei atteggiamenti e questo fa sì che io effettivamente risulti bella. Sempre fermo restando che ciò sia vero, questo non funziona per obiettivi molto più articolati, tipo voglio attrarre soldi e diventare milionaria. Funziona soltanto se, oltre al credi e chiedi, che sono i due step, anzi chiedi e credi che dice la famosa legge dell'attrazione, ci mettiamo anche il fai, se no non si ottiene un bel tubo di niente. Ovvero, in altre parole, stabilisci un piano d'azione e agisci capendo quali sono gli step per arrivare al tuo obiettivo, senza attendere magicamente che si realizzi. In ultimo, cerchiamo di restare consapevoli di quelli che sono i nostri meccanismi mentali, perché se ci facciamo un po' fregare da quella che è la profezia che si autoavvera, rischiamo di leggere conferme in quella che è stata la nostra credenza, il nostro convincimento, anche dove non ci sono. Esattamente come dicevo all'inizio, se entro nel bar e anziché notare tutte le persone che non mi si filano, noto semplicemente quelle tre che ammiccano a me. Ecco, questo è il famoso senno di poi, quello che accade anche un po' con gli oroscopi. E non funziona perché è un autoinganno. Quindi cerchiamo di rimanere realisti. Questo è brevemente quello che avevo da dire sulla legge dell'attrazione, ma se vi interessa l'argomento, fatemelo sapere qui sotto con un feedback e vedrò di farci magari un video un pochino più approfondito. Ciao!